Audi S6 Car Tablet, partiamo subito dalla funzione Apple CarPlay, possiamo gestirlo sia vocalmente che cartograficamente. Adesso andiamo manualmente perché il cliente riconosce, l'Apple riconosce il tono della sua voce, quindi noi possiamo farlo manualmente. Possiamo gestire WhatsApp, telefono, tutto vocalmente, senza distrarsi, mani al volante e dare i comandi a Siri. Vuoi ascoltare i messaggi non letti o crearne uno nuovo? No, grazie. Va bene. Chi vuoi chiamare? No, grazie. Ok. Oppure possiamo farlo manualmente. Siamo su CarPlay, adesso per tornare nel sistema Android. L'importante è staccare la chiavetta USB CarPlay, se no vanno in conflitto. Ecco fatto, e possiamo usare tranquillamente il sistema Android. Andiamo a vedere la chiusura del monitor. Via voce Bluetooth, streaming musicale, doppia USB. Andiamo direttamente nelle app. Gestione video. Torniamo indietro. Via voce Bluetooth, streaming musicale, come abbiamo detto prima. Ecco l'Apple CarPlay. Andiamo su Chrome. E possiamo usare Google come ricerca punti di interessi. Dashboard. Chi non conosce Spotify, tutte le vostre librerie musicali a disposizione. WhatsApp web, se volete gestire anche WhatsApp tramite il car tablet, dovete scaricare WhatsApp web dal Play Store. Would be enough because it would give them the same number of points as Atletico, but the head-to-head goal difference is what counts in the case of a tie on points. The mosaic of the Camp Nou and the Barcelona
hymn being sung. Sensori di parcheggio anteriori, non c'è la retrocamera, nel momento in cui il cliente vuole aderire alla nostra offerta retrocamera la possiamo installare. Come vedete, immagini eccezionali, prodotto eccezionale, come sempre. Adesso andiamo a vedere le funzioni originali della macchina, perché con questo prodotto non si perde nessuna funzione originale, tutto ciò che in essere rimane. Partiamo dalla radio. Navigatore originale. Via voce Bluetooth. E informazioni veicolo. Menu originale. Insomma, è semplicissimo da usare. Usiamo anche il joystick originale. Nel momento in cui vogliamo ritornare in Android, tasto media. E siamo pronti ad usare Android.